Moro è il forte che sono destinate. Questo potere è solo quello. Non abbiate paura, permettete a Cristo di parlare al mondo. Anche di loro soprattutto del popolo. Raduno di veterani dell'SS. Fantasmi di un passato di terrore. Odessa la conosciamo da un pezzo. Dopo la guerra, molti criminali nazisti sono riusciti a scappare dalla Germania o dall'Europa, proprio con l'aiuto di un'organizzazione chiamata Odessa. L'ordine della testa di morto non esiste più. È possibile tuttavia che a raccogliere la sua macabra eredità sia stata Odessa, l'organizzazione degli ex appartenenti all'SS. Che Odessa esistesse o meno, quei criminali potevano contare su un'organizzazione che disponeva di risorse e che riuscì nel suo obiettivo. Ma fin dove arriva o è arrivata Odessa? Dove, per quanto tempo, ha operato? E cosa sopravvive dei perversi ideali dell'SS? Il corso della storia non è mutato, neppure con l'esito della guerra. Io ritengo che i problemi siano sempre gli stessi e che la Seconda Guerra Mondiale non è ancora. Maggio 1945. Almeno in Europa la Seconda Guerra Mondiale è finita. Milioni di soldati tedeschi vengono chiusi nei campi di prigionia. Ma nel mirino dei vincitori ci sono soprattutto i criminali di guerra dell'SS. Per paura di quella che definiscono la giustizia dei vincitori, molte ex SS entrano in clandestinità. Quella non era giustizia, era desiderio di vendetta. Non aveva assolutamente nulla a che vedere con il diritto e con la giustizia. Vennero promulgate leggi retroattive, su misura. Un'assurdità. Pubblici ministeri, difensori e giudici erano gli stessi. Le potenze vincitrici hanno un problema. Come riconoscere un criminale di guerra? Dall'uniforme? Dai tesserini? Accadeva che alcune SS, in particolare quelle che facevano la guardia nei campi di concentramento, si affrettassero a procurarsi, con ogni mezzo, una divisa della Luftwaffe o una divisa della Wehrmacht. Pagando o facendo qualche regalo, magari riuscivano a convincere qualcuno a fare il cambio con la propria divisa delle SS. In questo modo speravano, travestendosi, di riuscire a farla franca. Le SS sono in cima negli elenchi dei ricercati. A tradirle sono segni di riconoscimento tipici, come ad esempio il tatuaggio con il gruppo sanguigno. A tutti veniva richiesto di sollevare il braccio, così ti scoprivano. Tu SS, fuori! E allora finivi in un campo speciale. Io ho avuto una fortuna sfacciata, perché non ho dovuto mai alzare il braccio. Ero rimasto con parecchi miei camerati nel campo di prigionia di Aschaffenburg e uno della sanità mi tolse il tatuaggio con un bisturi. Gli americani però conoscono il trucchetto ed è difficile che abbocchino. Certo, quando avevamo tempo, controllavamo sempre il braccio sinistro dei sospetti. Molti si facevano cancellare il tatuaggio, ma la cicatrice, quella comunque, rimane per sempre. La maggior parte dell'SS cerca di confondersi nella marea dei normali prigionieri di guerra. All'inizio le condizioni di vita sono difficili. Va detto che gli americani ci fecero quasi crepare.
Ci misero in mezzo a una palude, lasciandoci senza mangiare. Avevo soltanto un unico pensiero fisso, tagliare la corda. Alla fine sono riuscito a scappare dal campo e sono rimasto a lungo in clandestinità sulle Alpi, a Taubitzalm, questo nell'inverno. Herbert Schweiger non è il solo. I monti della Baviera e dell'Austria diventano l'ultimo rifugio dei capi dell'SS che vogliono sottrarsi al giudizio dei tribunali alleati. Adolf Eichmann ha mandato a morte centinaia di migliaia di persone. Alois Brunner, il suo aiutante. Otto Skorzeny, l'uomo che Hitler sceglieva per le missioni speciali dopo la guerra, è a capo di un'organizzazione per far fuggire l'ex SS. Riuscimmo a stabilire un contatto e così entrammo nella cosiddetta rete delle SS. Due uomini di Skorzeny erano riusciti a infiltrarsi nell'ufficio congedi di Linz. Noi eravamo su alla Malga e loro ci portarono i moduli di congedo americano. Ce li siamo compilati da soli, abbiamo messo il timbro e le impronte digitali delle 10 dita. In pratica si può dire che ci siamo liberati da soli. Otto Skorzeny, Standartenführer dell'SS, insignito con la croce di ferro di prima classe, specializzato in missioni speciali oltre le linee nemiche, un tipico esempio di eroe hitleriano. Mio padre aveva un carattere forte. Era uno a cui piaceva comandare ed esigeva che i suoi ordini fossero eseguiti sino in fondo. Skorzeny continua la sua attività anche molto dopo la guerra. Nel 1951, secondo un documento segreto americano, Skorzeny dispone di un esercito clandestino di 800 unità. È lui il presunto capo di Odessa. Durante la prigionia viene interrogato per giorni, ma senza successo. Mio padre riuscì a scappare dal campo di denazificazione, cosa che peraltro aveva sempre preannunciato. E poi, per qualche tempo, visse in clandestinità, in Baviera. Tra l'altro, si nascose in una baita del Watzmann. Si era tinto i capelli, li aveva tinti di biondo, e per molti anni, anche nella corrispondenza d'ufficio, usò lo pseudonimo di Rolf U.S. Steinbauer. Skorzeny riesce a scappare in Spagna. Una delle rotte delle SS in fuga passa attraverso la Zillertal, una valle austriaca. Seguendo i vecchi sentieri dei contrabbandieri e con l'aiuto delle guide locali, i fuggiaschi valicano le Alpi e passano in Italia. Bressanone, nel sud Tirolo, è uno snodo di transito fondamentale. Anche l'ex Sturmbannführer dell'SS Josef Fötterl segue questo itinerario. In una registrazione audio del 1979, fino ad oggi inedita, Fötterl parla di quanti lo hanno aiutato. Durante la fuga in Italia, fui ospitato soltanto dai religiosi. Era il vescovo a mandarmi ora da un prete, ora da un altro. Dopo un paio di settimane, però, in giro cominciarono i sospetti. Chi è questo? Cosa ci fa qui? Insomma, avevano mangiato la foglia. Deve essere un tedesco scappato dal campo di prigionia. Una rete di assistenza organizzata per fuggitivi di ogni genere, con i complici nascosti dietro le quinte, spesso in abiti talari. Ci diedero i passaporti e ci dissero: prendete il treno, poi fate questo e poi quest'altro. Salimmo sul treno e i carabinieri salirono per i controlli. Sento ancora tutta la tensione. Era notte e non dovevamo assolutamente aprire bocca. Poi finalmente, passato il Brennero, abbiamo festeggiato con il vino. È stata la prima sbronza della mia vita. Festeggiavamo il fatto di aver passato il Brennero. Poi in Italia andò tutto liscio come l'olio. Spesso le vie di fuga portano a Roma, dove molti alti prelati danno volentieri una mano a chiunque sia anticomunista. Penetrare nei servizi segreti del Vaticano è una delle cose più difficili che esistano. Si può dire quello che si vuole, ma credo che nessuno sia mai riuscito a capirci qualcosa. Noi sapevamo che il Vaticano aiutava i paesi dell'America Latina. Lì cercavano manodopera specializzata e il Vaticano mandava laggiù cattolici muniti di passaporto della Santa Sede. Era la politica del Vaticano. Punto di riferimento per i fuoriusciti tedeschi anche dell'SS è la Fondazione Tedesca di Santa Maria dell'Anima a Roma. Il rettore del seminario, il vescovo austriaco Alois Udall.
Aloy Skudal era di idee nazionaliste. L'esito della guerra lo faceva star male. Lui era tra quelli che avevano sognato una Germania tornata ai confini precedenti al Trattato di Versailles. Può darsi che Uda l'abbia dato una mano a qualcuno, ma escludo assolutamente che si sia trattato di un'attività continuativa, sistematica. Nessun documento in archivio autorizza a ipotizzarlo. Quello che è certo è che Uda l'aiuta a fuggire ufficiali dell'SS ricercati. In un'intervista inedita, Hans Mahler, segretario di Udall, ricorda un episodio eloquente. Nel 1947, in occasione del Natale, fu organizzata una festa nella casa generalizia dei Francescani, in via Sardegna, a Roma. In quell'occasione il vescovo Udall si alzò in piedi e disse: «Sono lieto di porgere oggi il mio saluto a 110 uomini ricercati per crimini di guerra. Possono cercarvi dove vogliono, ma qui siete al sicuro». Dopo la guerra, Roma diventa lo snodo in cui confluiscono i fuggiaschi provenienti da tutta Europa. La Croce Rossa Internazionale rilascia documenti d'identità a chi è privo di passaporto. I profughi che erano sprovvisti di documenti, le cosiddette displaced persons, avevano bisogno di qualche forma di documento d'identità. Questo documento era indispensabile per poter raggiungere i rispettivi luoghi di destinazione. Naturalmente gli abusi erano sempre possibili e del resto, quando un rappresentante del Vaticano chiedeva documenti della Croce Rossa Internazionale per i propri protetti, è chiaro che si faceva di tutto affinché la sua richiesta venisse prontamente esaudita. Spesso i nomi delle persone non vengono verificati. Per ritirare questi documenti si saliva tutta la scalinata di Trinità dei Monti. Si andava a destra, dove c'era la libreria Rapaport, e si salivano le scale. Uno doveva fidarsi delle persone sulla parola. Questo era un dovere della Croce Rossa Internazionale. Molti sacerdoti si improvvisano falsari. Il parroco mi disse: «Le posso fare un piccolo corso accelerato». E mi mostrò come si faceva. Per prima cosa deve comprare un pezzo di cellophane assolutamente trasparente. Poi stende il cellophane in corrispondenza di questo timbro. Deve essere un originale. Ora prenda un pennino molto fine e dell'inchiostro per timbri e ricalchi esattamente il timbro. Avevamo un vecchio passaporto venezuelano e il risultato fu così buono che riuscimmo a mandare in Venezuela 5 persone con lo stesso nome. Ma il vescovo Udall non è il solo a darsi da fare. Tutti i fuoriusciti tedeschi lo sapevano. Era una voce che girava. Qualunque tedesco che avesse avuto bisogno di una mano a Roma doveva cercare il vescovo Udall. A questo punto è legittimo chiedersi perché a Udall fu consentito di rimanere rettore di quel seminario per così tanti anni. La mia risposta è: mantenere Udall in quella posizione serviva a distogliere l'attenzione da Draganovic. Krunoslav Draganovic, uno dei sacerdoti al servizio del regime fascista degli Ustascia in Croazia. Dopo la guerra è lui a Roma il referente dei criminali di guerra in fuga. Il suo protetto più illustre è il dittatore croato Ante Pavelić, vassallo di Hitler. Durante la guerra Pavelić si è reso responsabile di stragi ai danni di serbi, ebrei e musulmani. L'11 ottobre 1948 Ante Pavelić salpa da Genova alla volta dell'Argentina. Quello fu il banco di prova della cosiddetta Ratline, la via di fuga dei nazisti. Se il sistema avesse funzionato con Ante Pavelić, che era un personaggio di alto profilo, uno dei maggiori ricercati, allora avrebbe funzionato per chiunque altro. Anche gli americani, distanza a Roma da anni, si servono di questa via di fuga.
La chiamano Ratline, come la cima che serve per mettersi in salvo sull'albero di una nave quando questa affonda. Noi americani ci servivamo di disertori sovietici per raccogliere informazioni sui russi e per le operazioni nella zona d'occupazione russa in Austria. Alla fine, però, il numero di questi informatori crebbe così tanto che non sapevamo più che farne. Nonostante sappiano che è un fascista, gli americani si rivolgono a padre Draganovic. Sapevamo che Draganovic era in grado di ottenere dei visti tramite il Vaticano, anche se non sapevamo come facesse. Voleva essere pagato in valuta americana. A noi chiese $1,500, $1,400, $1,500 per ognuno di quei visti. La sua condizione però era che i fuggiaschi fossero buoni cattolici, perciò fummo costretti a mandare nella Ratline solo persone di provata fede cattolica. Fino al 49 gli americani mandano oltreoceano molti agenti. Anche i criminali di guerra dell'SS utilizzano gli stessi canali di fuga. Dopotutto non hanno nulla da temere. Draganovic e altri spedirono un mucchio di persone lungo la Ratline perché sapevano che era un canale sicuro. Fu una vera e propria fuga di massa. Tra i fuggiaschi figurano Klaus Barbie, capo della Gestapo a Lione, poi agente per gli Stati Uniti. Su consiglio di Draganovic, Barbie scappa in Bolivia con un passaporto falso. Adolf Eichmann, il burocrate della morte. Nel 1950 prende la via dell'Argentina. Walter Rauf, l'inventore dei gas wagon, i camion camere a gas, fugge in Cile passando per la Siria. Sarà lui ad autodefinirsi un criminale di guerra munito di certificato statale. Ogni persona spedita lungo la Ratline ci costava minimo $5,000-$6,000. Il visto da solo costava $1,500. Poi c'erano quelli che procuravano i rifugi segreti, i collaboratori al porto d'imbarco. Anche i capi della polizia a Genova e a Napoli erano sul nostro libro paga. Tutte queste mazzette ci costavano una fortuna e mi sono sempre chiesto dove trovassero tutti quei soldi i nazisti. Chi paga la fuga dei nazisti? Per decenni si continua a parlare di conti segreti dell'SS, di riserve auree e di capitali trafugati. Subito dopo la guerra gli americani sequestrano molti di questi fondi. Qualcosa però rimane nascosto. A scoprirlo è una commissione d'inchiesta svizzera. È una continuità che non si interruppe con la fine del conflitto. Al contrario, durò per buona parte degli anni 50. Mi riferisco ai movimenti di capitali trafugati. Cosa ne è stato di quei fondi? Cosa ne è stato, dopo la guerra, dei funzionari nazisti che negli anni del conflitto avevano fatto affari qui in Svizzera? Ancora oggi si favoleggia del tesoro dell'SS nascosto in una sinistra fortezza sulle Alpi. Questo luogo, avvolto nel mistero, è il lago austriaco di Toplitz, nel Salzkammergut. Due uomini delle SS bussarono alla porta alle 5 del mattino. Era una cosa strana, un po' insolita, perché da queste parti di SS se ne vedevano poche. Ci dissero: ci servono immediatamente un carro e dei cavalli per andare al lago. A quel punto io chiesi perché. C'è da portare un carico lassù e questa cosa va fatta subito. Sul camion ci saranno state occhio e croce, 70-80 casse, e ogni viaggio dovevamo essere accompagnati da uno di loro. Siamo saliti con il carro fino al lago di Toplitz e una volta scaricate tutte le casse, ci hanno detto di andarcene via immediatamente. Non dovevamo vedere cosa facevano di quelle casse. Io però ho dato un'occhiata e ho visto che le gettavano nel lago. Nel 1959 il misterioso tesoro viene trovato. Casse di sterline false, eredità delle SS. Nome in codice del piano di falsificazione, Operazione Bernard. Responsabile della diffusione delle banconote, un uomo dell'SS, Friedrich Schwent. Schwent aveva l'incarico di impiegare la valuta falsa, le sterline e i dollari, per l'acquisto di beni utili allo sforzo bellico del Reich. I soldi però furono anche scambiati con oro, furono scambiati anche con gioielli e così via. A quanto pare Schwent attinse sin dall'inizio a piene mani a quei fondi. Castello di Labers, Sud Tirolo. Durante la guerra è il quartier generale del trafficante di valuta dell'SS.
È stato l'ambiguo Friedrichsband ad accantonare i fondi per Odessa? Stiamo parlando di operazioni illecite, operazioni segrete dal carattere assolutamente illegale. In casi del genere è sempre meglio, è sempre opportuno lasciare in circolazione meno testimoni possibile. È possibile che alti esponenti dell'SS abbiano depositato ingenti somme nelle banche svizzere, ma non ci sono le prove. Per un certo periodo Schwendt deve aver amministrato i fondi di Odessa. Esisteva sicuramente un'organizzazione, una rete. Su questo non c'è dubbio. Skorzeny, ad esempio, ne faceva parte, come pure Rudel, e di sicuro c'erano anche Rauf, Schwendt, Barbie. Nel 1946 Schwendt fugge a Lima. Nella capitale peruviana, secondo un'informativa del 1965 di un agente segreto americano, diventa addirittura il capo di Odessa. Eppure, per quanto ben documentata, Odessa rimane solo una voce. L'unica cosa certa è che Schwendt mantiene i contatti con i vecchi camerati. Suo socio d'affari è un certo Klaus Altman. Altman era in realtà Klaus Barbie, per noi non c'erano dubbi. Negli ambienti dei fuoriusciti tedeschi di La Paz, Altman si vantava di essere un ex nazista, ovviamente senza dire che era stato il capo della Gestapo a Lione. Non lo dimenticherò mai. Barbie era seduto a capotavola e alla sua sinistra c'era Schwendt. Durante la conversazione io dissi: c'è da mettersi a piangere se si pensa come Hitler abbia abusato dell'idealismo dei giovani tedeschi. Questo sedicente Altman balzò in piedi tutto rosso in viso e, tenendo ancora in mano il suo bicchiere di vino, disse: non permetterò a nessuno di parlare a questo modo del Führer in mia presenza. Le ex SS prediligono rifugiarsi soprattutto in Argentina, dove sanno di essere bene accolte. Il regime infatti ha predisposto tutto per accoglierle. Al dittatore Perón fanno gola la competenza e la mancanza di scrupoli degli immigrati nazisti. Perón aveva un debole per il regime fascista e anche per l'ideologia fascista. Io non credo che Perón fosse razzista in senso biologico, però sentiva un'affinità ideologica con quel tipo di regime. Inoltre Perón voleva mettere in piedi un reparto speciale per la lotta anticomunista. Fu per questo che favorì l'ingresso in Argentina di molti uomini del partito nazista e delle SS. Un emigrante ebreo ricorda la sua traversata in nave e alcuni compagni di viaggio sospetti. Sulla nave nella quale ero imbarcato salirono 450 persone con le loro famiglie. All'arrivo al porto di Buenos Aires, però, queste persone erano tutte vestite da frati cappuccini. Erano vestite con lunghi sai marroni, avevano il libro delle preghiere sotto il braccio. Con i familiari si erano già congedati nelle cabine. Ad aspettarli al molo c'erano dei pullman che li hanno portati immediatamente nella città di Rosario, dove si sono praticamente volatilizzati. Un anno dopo, sulla nave dove viaggiava mia moglie, ne vennero 800. Erano gerarchi fascisti, capi delle SS e Ustascia croati. Per molte ex SS in fuga, l'Argentina è una nuova terra promessa. Avevo letto parecchio sull'Argentina, sì, parecchio. Era un paese che mi interessava. I tedeschi erano visti di buon occhio, il clima era buono. Io dovevo andare da qualche parte, a casa non potevo tornare. E così sono venuto qui, direttamente dal campo di prigionia. Ovviamente in Argentina c'erano altri che si erano già sistemati e che ci hanno dato una mano. Io, ad esempio, sono stato aiutato da un fiammingo che era stato come me nelle Waffen-SS. Molti nuovi arrivati si sistemano in piccole colonie di tedeschi come quella a Villa General Belgrano, nella provincia di Cordoba.
Qui ancora oggi si sente aria di Germania, un pezzo di patria per gli esuli. I tedeschi erano molto nazionalisti e conservatori. Custodivano gelosamente le poche cose che avevano potuto portare con sé: la lingua, le usanze, le feste di Natale, di Pasqua. Erano pochissimi quelli che si prendevano la briga di iscriversi a un corso di spagnolo. La lingua locale la si imparava la belle meglio, ma dentro si rimaneva tedeschi. Una comunità legatissima. Come si dice, tra noi ci si aiutava, ci si dava una mano, ma nessuno ti chiedeva cosa hai fatto in guerra, di dove sei, eri soldato semplice o ufficiale, eri nelle Waffen-SS. Su queste cose vigeva il silenzio più assoluto. Eravamo oltreoceano, si diventava amici, ci si aiutava, si parlava tedesco ed era sempre una gioia quando qualcuno portava qualche notizia dalla Germania. Negli anni 90 una commissione governativa svolge un'inchiesta sulla rete di protezione nazista in Argentina. Ma i risultati sono deludenti. Ufficialmente solo 180 criminali di guerra si sarebbero rifugiati nel paese sudamericano. La realtà parla di cifre ben diverse. La maggior parte dei documenti tuttavia è stata bruciata. In Argentina, del resto, le SS non hanno nemmeno bisogno di Odessa, hanno Perón. I due personaggi più importanti che si sistemarono qui in Argentina furono Eichmann e Mengele. Bisogna dire che i rifugiati collaborarono con la polizia locale nell'organizzazione della lotta anticomunista. A loro volta, attraverso questo lavoro di consulenza, gli stessi rifugiati portarono nella polizia e nell'esercito una cultura del terrore, che considerava la tortura un mezzo legittimo per poter estorcere informazioni, un'ideologia della violenza che in seguito sarebbe affiorata clamorosamente negli anni 70. Adolf Eichmann, tra le altre cose, fa l'allevatore di conigli. Alla fine verrà individuato e rapito dai servizi segreti israeliani, ma nell'esilio argentino, in mezzo a persone fidate, Eichmann si vantava dei propri crimini. Certamente, se dei 10,3 milioni di ebrei ne avessimo uccisi 10,3 milioni, mi sarei ritenuto soddisfatto. Sicuramente avremmo annientato un nemico. Eichmann viene processato a Gerusalemme. L'ex Obersturmbannführer si dichiara non colpevole. Una donna tedesco-argentina si rammarica per l'imprudenza del contabile dello sterminio, ma nell'anonimato. Tutti noi sapevamo che Eichmann viveva lì. Avrebbe potuto nascondersi, ma secondo me era troppo sciocco. Non capiva di essere l'ultima persona che doveva farsi catturare dagli ebrei e partecipare a quel processo farsa. Sentiva il bisogno di parlare, di raccontare, quando invece doveva tenere la bocca chiusa. Perché ha detto tutte quelle cose? Era convinto di essere innocente, fino alla fine. Adolf Eichmann viene condannato a morte ed impiccato nel 1962. Marbella, 1965, c'è fermento nella rete dell'SS. In una torrida giornata di luglio, i capi dell'organizzazione Odessa si sarebbero riuniti qui in assemblea plenaria. Con ogni probabilità si riunirono in un istituto per falangisti, un ostello della gioventù tra Marbella e Torremolinos, sulla strada che va a sud e porta a Gibilterra. Di questa riunione si è conservato un verbale rivelatore. Odessa, è scritto nero su bianco sulla prima pagina, è l'organizzazione degli ex appartenenti alle SS. L'uomo che ha scoperto questo documento controverso è convinto della sua autenticità. Era il resoconto di una riunione di 123 persone provenienti da nazioni diverse. C'era gente che veniva dall'Africa, gente che veniva dalla Croazia, dall'America, dall'Argentina, dall'Ucraina. C'erano delegati dalla Russia e dall'Arabia, da Timbuktu e dalla Terra del Fuoco. C'erano tutti.
Il verbale riporta la decisione votata all'unanimità di dichiarare guerra allo Stato di Israele. Dopo la votazione, il nostro Heil è risuonato fino a Gibilterra. In Germania, intanto, i mezzi di informazione si disinteressano del tutto di chiunque abbia un passato imbarazzante. Quasi tutti gli ex appartenenti alle SS, tanto a est quanto a ovest, si possono reintegrare senza troppi clamori. Dopo la guerra alcuni hanno scontato qualche anno di prigionia con gli alleati, ma in linea generale la Germania non ha mai aperto procedimenti giudiziari nei loro confronti. Solo Barbie, Mengele, Eichmann e qualche altro erano fuggiti in Sud America. I criminali più importanti erano rimasti in Germania e la Germania li ha protetti, visto che non ha mai preso provvedimenti contro di loro. In realtà, in Assia, il pubblico ministero Fritz Bauer si propone di portare in tribunale i criminali di guerra nazisti. Nel processo per Auschwitz, gli imputati sono soprattutto ex appartenenti alle SS. Certo, alcuni assassini non sono ancora stati trovati, ma io penso che dal 1945 la Germania Ovest qualcosa l'abbia fatta. Potrei citare le condanne comminate in Assia. Di recente abbiamo fatto una statistica sui processi celebrati dal 1945 al 1961. Ebbene, in base a questi dati, in Assia sono stati aperti procedimenti a carico di 2024 persone, 924 delle quali, ovvero circa il 45%, sono state condannate. L'attività del pubblico ministero è una spina nel fianco per i veterani delle SS. Nel verbale di Marbella, Odessa decide di procedere all'eliminazione di Fritz Bauer. Il 1 luglio 1968, 3 anni dopo, Bauer viene trovato morto nella sua vasca da bagno. L'autopsia non evidenziò affatto, non evidenziò per niente i segni tipici della morte per annegamento. Invece lo stomaco era pieno di pillole. Ce n'era addirittura un barattolo intero. Per le autorità, tuttavia, questo non basta per aprire un'inchiesta su questa morte. Normalmente, per aprire un procedimento contro ignoti, devono esserci validi motivi. Il caso Bauer di motivi ne aveva in abbondanza. È piuttosto insolito trovare una persona morta nella vasca da bagno. In quasi 30.000 autopsie che ho effettuato, mi sarà capitato 2 o 3 volte. Fritz Bauer, il cacciatore di SS. È stata questa caccia a portarlo al suicidio? Oppure è stato eliminato, come farebbe pensare il verbale di Odessa? Se l'esistenza di Odessa resta controversa, c'è un'altra rete che agisce alla luce del sole. È la HIAG, Associazione di Mutuo Soccorso degli ex appartenenti alle Waffen-SS, che si costituisce nella neonata Repubblica Federale Tedesca. In Germania c'era la HIAG. Noi abbiamo portato qui questa rete e l'abbiamo sviluppata. Uno degli incarichi che abbiamo ricevuto e portato a compimento riguardava l'assistenza alla sorella di Hitler, che viveva a Berchtesgaden ed era malata. Siamo andati a trovarla e non scorderò mai quella povera donna seduta in una stanza umida, senza nulla per scaldarsi, piena di reumatismi. Ci siamo fatti carico anche della famiglia Himmler, di Frau Himmler e della figlia, come pure di Frau Rosenberg e della figlia, che vivevano in un ovile vicino a Monaco. Il confronto con un passato ingombrante. Nel 1968 Beate Klarsfeld, detta anche la cacciatrice di nazisti, diventa famosa per avere schiaffeggiato durante un congresso della CDU il cancelliere tedesco Kurt Georg Kiesinger, ex membro del Partito Nazionalsocialista. In America Latina, la Klarsfeld rende la vita molto difficile ai criminali di guerra. Perché Pinochet, il dittatore Pinochet, non può estradare dal paese un uomo come Rauf, che ha ucciso degli innocenti? In Bolivia, Beate Klarsfeld si mette alle costole di Klaus Barbie.
Barbie continuava a mentire. Ha mentito persino davanti alle telecamere della TV francese, ostinandosi a dire: io sono Klaus Altman, non sono Klaus Barbie. Come ho già detto, io non sono Klaus Barbie. Io sono Klaus Altman e la procura di Monaco avrà sicuramente modo di far pervenire alle autorità boliviane la necessaria documentazione. Poi ho fatto un secondo viaggio. Era il 71. In una registrazione audio, il generale dell'SS Karl Wolf e il suo amico Klaus Barbie ricordano questa seconda spedizione. La famosa Klarsfeld. Ah, quella delle sberle a cancellieri, quella che è venuta qui. Sì, sì, è venuta qui e ha fatto il diavolo a quattro. Quella si è incatenata a una panchina davanti al mio ufficio. E ha cominciato a urlare che in Bolivia non c'è giustizia. No, non c'è giustizia. Chiedeva la mia estradizione. Non c'è giustizia. E invece le hanno tirato addosso dei pomodori marci. Che maiali. Che maiali. Sì, sono proprio dei maiali. Dei maiali, sì. Parigi, 6 luglio 1979. Nella notte, ignoti entrano di nascosto in un garage sotterraneo di Avenue de Versailles. Vanno verso la Renault 5 rossa dei Klarsfeld e piazzano una carica esplosiva nel vano della ruota di scorta. Poco dopo i Klarsfeld ricevono una lettera di rivendicazione. On nous appelle Odessa. Ci chiamiamo Odessa. Cette bombe est un avvertissement. Questa bomba è solo un avvertimento. Il documento conteneva minacce molto circostanziate contro di noi, la nostra famiglia e in particolare i nostri bambini. Era firmato Odessa. Ma neppure Odessa riesce a salvare Klaus Barbie. Nel 1983, il boia di Lione viene estradato in Francia, dove sono stati commessi i crimini di cui è accusato. Se ho provato compassione, oh, nemmeno un po', anzi, mi dispiace che non sia successo prima. Barbie era un ladro, un truffatore, un ricattatore, un estorsore. Barbie trascorre 4 anni in custodia cautelare. Al termine del processo viene condannato all'ergastolo. A sostenere le spese per i suoi avvocati un ambiguo banchiere svizzero, François Genoux, amministratore dell'eredità di alcuni gerarchi nazisti, che non fa mistero di essere un fervente ammiratore di Hitler. Un altro estremista di destra, lo svizzero Ahmed Huber, racconta. Dissi a Genoux: però questo Barbie è davvero un personaggio squallido, uno schifoso. E lui mi rispose: sì, sì, certo, lei ha ragione. Badi bene però che noi stiamo combattendo contro un intero sistema e quindi dobbiamo dare una mano anche a persone sgradevoli, aiutarle a difendersi. Tenga presente che alcuni di quelli che accusano Barbie sono in parte più canaglia di lui. Da più parti si mormora che il banchiere nero finanzi anche Odessa. Genoux mi disse: dopo la guerra ho ricevuto l'incarico e l'altissimo onore di dare un contributo alla ricostruzione del sistema finanziario nazionalsocialista, in vista, sì, in prospettiva, del futuro Quarto Reich. Sulla misteriosa organizzazione Odessa esistono molti indizi, ma nessuna prova certa. Secondo alcuni, non esiste un'unica organizzazione nata dalle ceneri dell'SS, ma tanti gruppi che costituirebbero Odessa. Erano dispersi in piccoli gruppi di solidarietà, patronati o altro, dai nomi altisonanti. Alcuni anche collegati tra loro. Odessa è più che altro una sigla, una trovata pubblicitaria, che si è rivelata molto molto efficace. Manifestazione pubblica nel 1984. Ai funerali di Walter Rauf in Cile, i camerati sono sempre gli stessi, anche senza Odessa. Come i presenti ai funerali dell'agente di Hitler, Skorzeny.
Per i cacciatori di nazisti come Frein Zuroff, che intende portare in tribunale gli ultimi criminali dell'SS ancora in vita, il tempo stringe. Abbiamo scoperto migliaia di sospetti nazisti nascosti in Occidente. Un'altra cosa che abbiamo fatto è stata quella di pubblicare la lista dei 10 nazisti più ricercati, in modo da attirare l'attenzione dell'opinione pubblica su quei casi. Ognuna delle vittime dei nazisti aveva un fratello, una sorella, un padre, una madre, un nonno, una nonna, e ognuno di essi chiede e merita giustizia. I responsabili devono rendere conto per aver ucciso migliaia di innocenti solo perché ebrei. E questo è il primo punto. Secondo punto, il tempo trascorso da quei fatti non mitiga in alcun modo la gravità del crimine commesso. In cima a quella lista c'è un criminale di guerra dell'SS che ha trovato rifugio in Siria, un paese che vuole la distruzione di Israele. Alois Brunner, specialista di Eichmann per le deportazioni, è responsabile della morte di 128.000 ebrei. Uno dei suoi campi d'azione è stata Vienna. Ancora dopo la guerra, Brunner ha continuato a vantarsi di averla liberata dalla presenza degli ebrei. Una delle sue vittime racconta il giorno della deportazione e la brutalità di Brunner. Poi venne Brunner e disse: «Tu, vecchio porco d'un ebreo, tu sei un criminale. Hai truffato la gente, le hai portato via tutti i soldi che aveva». E continuava ad insultarlo pesantemente e a prenderlo a calci con gli stivali. Mia madre era seduta accanto a noi e si tappava le orecchie per non sentire tutti quei lamenti. Alla fine Brunner ha urlato: «Smettila di piagnucolare!» e gli ha sparato. D'un tratto la porta del nostro vagone si è aperta e Brunner ha detto a mio padre: «Qualcuno qui ha sentito niente?» Aveva ancora la pistola in mano. E mio padre si è alzato e ha detto: «No, Herr Hauptsturmführer!» Ogni volta che la macchina della deportazione si inceppa, Eichmann manda il suo uomo di fiducia, Alois Brunner. Nel 1943 Brunner viene utilizzato quando Hitler occupa anche il sud della Francia. Per sfuggire ai sicari nazisti, migliaia di ebrei si sono rifugiati in Costa Azzurra. A Nizza, Serge Klarsfeld ricorda ancora quando gli aguzzini di Brunner portarono via suo padre. Una notte sono venuti anche da noi. Mio padre, dopo le prime retate, si era premunito costruendo un doppio fondo nell'armadio, con un foglio di compensato. Mia madre, mia sorella e io ci siamo nascosti lì dietro. E lui è andato ad aprire ai tedeschi. Si sono messi a cercare, hanno aperto l'armadio e hanno rovistato tra i vestiti. Mio padre ci aveva detto che se ci avessero arrestati per noi sarebbe stata la fine, mentre lui forse sarebbe riuscito a sopravvivere perché era forte. Noi invece saremmo morti. Io e mia sorella, che di solito non facevamo che bisticciare, quella volta restammo calmi, immobili, senza dire una parola. D'altronde è difficile dire qualcosa quando dall'altra parte c'è la morte. Mio padre lo hanno portato via ed è finito ad Auschwitz. Lì ha avuto un diverbio con un capò ed è morto. Fino al 54 Brunner vive sotto falso nome in Germania. Ricercato, fugge in Siria passando per Roma. Di sicuro non l'ha aiutato Skorzeny, l'uomo in questa foto. Non si sa chi lo abbia fatto. Dal suo esilio spagnolo aveva dichiarato: «Una carogna del genere io non la aiuto». Nel 1984 la Germania emette un mandato di cattura internazionale contro Brunner, ma inutilmente. La Siria nega che egli sia a Damasco. Eppure nel 1985 la rivista Illustrierte Bunte lo scova a Damasco. La notizia fa il giro del mondo. Nel 1985 Brunner rilasciò un'intervista a Bunte. Disse: «Il mio unico rammarico è non avere ucciso più ebrei». Affermazioni simili tornano a fomentare l'odio. Per due volte Brunner riceve un pacco bomba che lo ferisce gravemente. Tutto fa pensare che a cercare di uccidere Brunner sia stato il Mossad. Del resto facevano il loro lavoro. Cercavano di colpire i criminali di guerra nazisti. Brunner ha perso un occhio e tre dita. Ma stiamo parlando di un uomo che, oltre ad essere responsabile della deportazione nei campi di sterminio di 128.500 ebrei, era anche
un fanatico antisemita. Ha detto Alois Brunner. Gli ebrei sono la corona del demonio. Benjamin Netanyahu, all'epoca rappresentante di Israele all'ONU, reagisce sdegnato all'intervista su Bunte. Signor segretario generale, illustri delegati, ecco Alois Brunner. In questa foto, scattata a Damasco, egli appare piuttosto contento. È considerato il braccio destro di Hitler. Qui lo vediamo nella sua villa a Damasco, messa gentilmente a disposizione dal governo siriano. E questa è un'altra foto di Alois Brunner. Sono accuse che cadono nel vuoto. Brunner viene processato a Parigi nel 2001 e condannato all'ergastolo. Ha 89 anni ed è ancora latitante. Per Serge Klarsfeld, la condanna ha solo valore simbolico. Brunner resta in Siria. Se fosse ancora in vita, oggi sarebbe quasi centenario. A differenza della Siria, altri paesi invece concedono l'estradizione. L'Obersturmführer dell'SS, Josef Schwanberger, è comandante del ghetto di Przemysl. Viene consegnato dal governo argentino nel maggio 1990. Stessa cosa per Erich Priebke, coinvolto in prima persona nell'eccidio delle fosse ardiatine e condannato all'ergastolo da scontare agli arresti domiciliari. E non è il solo. Con l'associazione Stille Hilfe, alcuni irriducibili filonazisti si prendono cura di assassini che ritengono detenuti ingiustamente. Priebke è una persona per bene. Ed oltre ad essere per bene, è anche un uomo eccezionale, dai modi impeccabili. E poi tutti quei discorsi che sono stati fatti sui poveri ebrei. È una vergogna. Quest'uomo ha più di 90 anni, è una persona rispettabile, che ha lottato in prima persona contro il bolscevismo. La Stille Hilfe può contare sul vasto appoggio degli ambienti dell'estremismo di destra. Al raduno di Ulrichsberg, in Carinzia, destra e destra estrema si confondono. Ora che siamo tra noi vecchi soldati, lo possiamo dire in gergo militaresco. State a sentire, voi che ci osservate dagli altri avamposti. Noi non creiamo nemici immaginari. Noi non confondiamo la nostra gioventù. Ma chi c'è dietro questa gioventù? Solo dei nostalgici della SS? Queste organizzazioni sono finanziate soprattutto con le donazioni. I più giovani sono aiutati dai più anziani e gli esponenti della Stille Hilfe devolvono somme anche considerevoli per l'assistenza legale ai giovani camerati sotto processo o per pagare sanzioni pecuniarie. La solidarietà ai criminali, un aiuto che viene anche da alcuni partiti politici. Alle manifestazioni del Partito Nazionaldemocratico Tedesco si organizzano sottoscrizioni per la HNG, l'organizzazione per l'aiuto ai prigionieri politici nazionali. La HNG considera suo primo dovere alleviare gli effetti di quell'ingiustizia che, privandoli dei diritti sulla base di leggi volute dagli occupanti, trasforma alcuni individui del nostro popolo in criminali politici. La HNG, l'Organizzazione per l'aiuto ai prigionieri politici nazionali e ai loro familiari, è un'associazione che si prende cura principalmente di delinquenti neonazisti. Li segue, li assiste in carcere e procura loro materiale propagandistico, in modo tale da poter continuare a fare proselitismo anche fra gli altri detenuti all'interno dei penitenziari. Ordigni incendiari contro ostelli per profughi. I responsabili degli attacchi contro gli immigrati vengono protetti dalla rete di solidarietà delle Nuove Camicie Brune. Oggi come allora, azioni come queste sono ispirate da ideologi di estrema destra, gli eredi spirituali dell'SS. Rostock, Lichtenhagen e Hoyerswerda sono insurrezioni popolari contro persone di origine orientale. L'unico appunto che si può muovere a questi moti spontanei di violenza è che sono stati troppo poco violenti. Mentre i giovani radicali di destra ricorrono alla violenza per creare quelle che chiamano zone nazionali liberate, gli ideologi hanno già redatto la Costituzione del futuro Quarto Reich. Un documento astruso e sconclusionato, ovviamente ad uso esclusivo, dei Germani.
Ho chiesto io l'introduzione del certificato di germanicità. Ho scartato l'attestato di arianità perché troppo vago, troppo indulgente, poco significativo. L'eredità di Erich Himmler stenta a morire, le sue farneticazioni continuano a fare proseliti. È in atto un'infiltrazione spirituale che possiamo definire molto feconda. Da questo punto di vista, poiché appartengo a quella generazione vitale e non ho mai fatto facili concessioni allo spirito dei tempi, vengo considerato dai giovani un esponente credibile. Credibile quanto discutibile. La funzione di questi reduci è quella di suggerire spunti, temi. Sono importanti non solo perché negano l'Olocausto, ma anche perché preparano le nuove leve a ripetere ideologicamente l'Olocausto. Oggi è addirittura possibile rivivere quella follia e quell'orrore in modo virtuale. Il demone dell'SS trova in internet un nuovo canale di diffusione. Ufficialmente proibiti, giochi come la caccia nazista al fagiano o il direttore del lager irridono l'Olocausto e istigano all'eliminazione di ebrei e stranieri. I modelli sono ancora vivi. Anche se fisicamente non ci sono più, sopravvivono i loro eredi, le persone che ad essi si ispirano, che sono stati forgiati da loro. Le SS, un'eredità del passato, un demone che continua ad infettare il presente. L'esempio di ciò di cui l'uomo è capace quando un regime elegge l'ingiustizia a legge. La storia delle SS, un monito per il futuro.